Ciao a tutti! Ciao! Sapete dove abbiamo dormito stanotte? La prima notte per il camper in campeggio. Ma perché siamo state costrette? Praticamente l'altra sera era un po' di giorni che il tubo del lavandino del bagno Questa volta del non si bagno, eh? tirava tutto. Io ho tirato e evidentemente ho rotto il tubo un pochino o si è svitato, non lo so che cosa è successo, quindi perde un po' d'acqua e quindi non potevamo utilizzarlo, quindi soltanto quello della cucina era impossibile Lavarsi, lavarsi. E quindi quindi siamo state costrette a fare una notte in campeggio. Giorgia ha anche provato a smontarlo, almeno ha cercato di capire se si smontava perché è pieno di viti, ma Ma deve per forza essere. si deve smontare perché se si rompe il rubinetto va cambiato, quindi Sì, un però modo c'è. è Ho tutto pure un sentito il blocco. concessionario dove l'abbiamo comprato, ma non, anche lui non ne sapeva molto. Quindi adesso poi con calma, quando abbiamo un appoggio di casa, lo facciamo, se no poi rimanevamo senza acqua Sì. proprio. Quindi vabbè, ci siamo anche un po' rilassate e abbiamo approfittato, abbiamo fatto un giro a Cefalù. Sì, adesso vedrete Cefalù. L'abbiamo fatto stamattina il giro a Cefalù. Il Lego del cannolo siciliano. Pseudo Lego, troppo basso. Vuoto anche oggi. Questo caldo è. Questo è l'antico lavatoio medievale. Pennette alla cefaludese, quindi ci sono le melanzane, la carne, e non mi ricordo più, la ricotta salata. Invece c'è, non so, che tipo di pasta, un pesce spada, melanzane fritte. Ok, buon pranzo. Ma comunque stanotte siamo in partenza perché torniamo, diciamo, Roma, saremo un po' tra Roma e Abruzzo. Io sto un po' con mio padre perché giustamente mia sorella va un po' in ferie. E quindi saremo un po' lì e magari faremo qualche giro lì in zona. Quindi salutiamo la Sicilia. Con un po' di dispiacere, Sì. sì. Vabbè, abbiamo fatto bene o male, più o meno proprio un po' tutto il giro. Sì, vabbè, però.
Vabbè, impossibile. Da vedere ce n'è ancora tantissimo. Quindi salutiamo la Sicilia. Abbiamo il traghetto da Termini Imerese alle 2:30 di stanotte. Wow. Dovevamo arrivare a Civitavecchia, ma ce l'hanno spostato a Napoli. Però alla fine ci è andata bene perché abbiamo sentito un sacco di annullamenti, un sacco di chi doveva partire per Genova, gliel'hanno spostato a Napoli, quindi insomma a noi è andata bene. Quindi ora sono più o meno le 6 di sera e siamo quasi vicino a Termini Imerese, manca una mezz'oretta e allora ci facciamo un giro nei centri commerciali. Sì, perché il campeggio dovevamo lasciarlo entro le 6. E quindi niente, passiamo un po' il tempo così, quindi noi ci vediamo più tardi al porto al buio. Sì. Sono appena le 23:19. A quando alle 2? Giorgia, non dirmi che hai sonno, no? Neanche parla. No, ancora resisto. Sì, sì. Quando si addormenta la riprendo. Ok, siamo sulla nave, abbiamo la cabina. Ci sono meno 2 gradi, c'è un freddissimo. Abbiamo anche l'oblò. Buonanotte, Gio. Buonanotte. Buongiorno. Buongiorno. Stiamo arrivando a Napoli con un'oretta di anticipo. Speriamo che ci facciano scendere subito, così ci avvantaggiamo il viaggio. Il bello sarebbe poter fare un giro a Napoli, ma altri doveri chiamano, quindi ci sarà sicuramente forse nuovamente un buco nel canale, magari dovrete aspettare un attimo. Vediamo. Tanto vabbè, voi sapete che i nostri video li vedete un mese in ritardo perché noi pubblichiamo solo 2 volte in settimana, quindi chissà, magari quando finirete il video della Sicilia noi saremo già in viaggio per altre destinazioni, non si sa. Vabbè, siamo sempre qua e spero che anche voi siate sempre lì. Vi lasciamo con l'arrivo a Napoli, ecco il Vesuvio. Quanto è lunga!